sono convinta che la letteratura abbia un ruolo fondamentale, un po' tutte le arti, tutto ciò che può arrivare alle persone creando emozioni può aiutare la scienza a creare consapevolezza. Quindi arte e scienza, secondo me, dovranno sempre più lavorare assieme. Sono Sofia Farina, meteorologa e divulgatrice scientifica, e questo è Un quarto d'ora per acclimatarsi, il podcast che vi racconta le sfide ambientali della montagna per immaginare insieme il futuro delle terre alte. È prodotto dall'Altra Montagna in collaborazione con il Trento Film Festival. Siamo abituati a ragionare sugli impatti del cambiamento climatico principalmente in termini antropici. Non ci sarà più neve per sciare, non ci sarà più acqua per irrigare i campi e così via. E su questi temi viene realizzata molta ricerca e molta comunicazione. Ma c'è anche chi si occupa di capire come il riscaldamento globale impatti invece il mondo animale. Una di queste persone è Chiara Bettega, che abbiamo l'onore di avere con noi oggi. Chiara è una ricercatrice al MUSE, dove si occupa di avifauna alpina e delle foreste montane, che, anche in seguito all'evento Vaia e la conseguente epidemia di bostrico, sono diventate particolarmente importanti da monitorare. Benvenuta, Chiara. Grazie, grazie Sofia, ciao e ciao a tutti gli ascoltatori. Chiara, quali sono le specie su cui si focalizzano le tue ricerche e quali sono le aree di riferimento? Dunque, io mi occupo di due filoni principali nel mio lavoro, entrambi legati ai cambiamenti, a come i cambiamenti ambientali e climatici impattano su due tipi di ecosistemi. Uno è quello ad alta quota e uno è quello appunto forestale. Per quanto riguarda l'alta quota, diciamo che il focus principale del mio lavoro, la specie della quale mi occupo attualmente, ma me ne sono occupata negli ultimi 6-7 anni, è il fringuello alpino. Quindi diciamo che sono concentrata su una specie particolare. Mentre per quanto riguarda l'ecosistema forestale, l'oggetto dei nostri studi è tutta la comunità sempre di uccelli che abita le foreste, e quindi in entrambi i casi cerchiamo di vedere come i cambiamenti non solo climatici, perché attenzione, il cambiamento climatico diciamo che è arrivato un po' dopo, no? In realtà tutto è iniziato con i nostri interventi umani sugli ecosistemi a diversi livelli, a partire dalla frammentazione degli habitat, all'inquinamento, e quindi prima di tutto ci sono i cambiamenti ambientali, e su questi i cambiamenti climatici agiscono come, a volte come dei catalizzatori, peggiorando ancora di più la situazione, no? E quindi noi cerchiamo di capire come tutti questi cambiamenti abbiano un impatto su queste specie di uccelli sostanzialmente. Ottimo, grazie. E quindi rimanendo sull'impatto del cambiamento climatico, anche se appunto è solamente una delle componenti che analizzate, ci sono delle specie animali che fungono, diciamo, da sentinelle del cambiamento climatico, dell'effetto del cambiamento climatico, per via delle loro caratteristiche ecologiche? E se sì, come sfruttate quello che apprendete su queste specie per poi estendere questa conoscenza a dei ragionamenti più generali? Dunque, innanzitutto bisogna fare una premessa, perché in generale gli uccelli sono organismi tra i bioindicatori più diffusi, più utilizzati dalla scienza, e questo perché sono, diciamo, gli organismi meglio noti a livello globale, per le quali abbiamo le serie di dati storicamente più lunghe e geograficamente anche più vaste. Sono un gruppo di animali che hanno, se pensate agli uccelli, all'interno degli uccelli abbiamo diversi tipi di diete, no? Abbiamo uccelli frugivori, granivori, insettivori, onnivori, nettarivori, e quindi hanno delle esigenze anche alimentari che li rendono estremamente interessanti dal punto di vista biologico. Inoltre li troviamo un po' ovunque, in quasi tutti gli habitat sulla Terra.
per cui sono sempre stati utilizzati come bioindicatore a diversi livelli. Nel caso specifico del cambiamento climatico, dobbiamo pensare che il ciclo annuale degli uccelli è perfettamente sincronizzato con la fenologia, cioè il momento in cui accadono le cose in natura, legata a quella che è la vegetazione e ad altri animali dell'habitat, come ad esempio gli insetti. Ecco, la fenologia è un aspetto che a sua volta è interconnesso con le condizioni climatiche. Quindi qualsiasi variazione del clima si ripercuote su di essa, quindi modifica le fasi in cui avvengono determinate cose nel mondo vegetale ed animale. Pensiamo ad esempio alla fioritura, alla crescita delle foglie. Sono tutti eventi che dipendono anche dal clima e quindi a ruota libera tutto questo si può ripercuotere sul ciclo annuale degli uccelli. Inoltre ogni specie ha, diciamo, un proprio optimum di temperatura in cui vive ed espleta tutte le proprie funzioni vitali, che è quella che noi chiamiamo nicchia termica. E quindi ci sono delle specie più tolleranti, che possiamo trovare a livello del mare, come ad esempio nei boschi montani, altre invece sono meno tolleranti. E nel caso delle specie d'alta quota, come il fringuello alpino, esse sono adattate a delle condizioni estreme e a temperature generalmente basse. Quindi queste specie sono spesso utilizzate come sentinelle del cambiamento climatico, nel caso specifico dell'alta quota, proprio perché dipendono da delle condizioni di temperatura abbastanza strette. Quindi non è che possono decidere che se la temperatura si alza, beh, perdo qualche piuma e così mi adatto al caldo. No, loro hanno degli adattamenti specifici per cui non possono o gli è più difficile adattarsi. Inoltre, ad esempio, il fringuello alpino, che come ormai credo abbiate capito è la specie sentinella dell'alta quota, è una delle poche specie che rimangono in quota durante tutto l'anno e quindi è considerato uno specialista dell'alta quota, tra l'altro fortemente associato alla neve. Pertanto, nel caso degli ecosistemi alpini, per noi il fringuello alpino è quella specie che sintetizza un po' tutte le esigenze di un intero ecosistema, perché questa specie dipende da delle condizioni climatiche, ma anche ambientali, quindi di benessere della prateria montana, per cui se il fringuello alpino sta male, sta male tutto l'ecosistema. Diciamo che è una specie che utilizziamo per riassumere quello che in realtà avviene ad una scala un po' più grande, no? E ci serve un po' per prenderla come quella che chiamiamo specie bandiera, anche perché forse ha più appeal un uccellino anche abbastanza simpatico quando lo si vede, che non magari un insetto che è ancora meno visibile e a molte persone magari, mi dispiace adesso gli entomologi mi sgrideranno, però è vero che gli insetti hanno meno appeal sulle persone, quindi noi dobbiamo cercare, per arrivare anche al pubblico generale, di avere una specie che ci permetta di dire: guardate che quello che succede a lui fa male non solo a lui ma poi a tutto il resto. Confermo che in effetti il fringuello alpino è proprio bello. Ho visto delle foto e ho pensato: oh wow, che bell'animale. Tra l'altro è una specie anche abbastanza antropofila, ovvero che non disdegna la presenza dell'uomo. Di fatto noi lo chiamiamo fringuello alpino, ma in realtà è più imparentato con il passero. Potremmo considerarlo un passero d'alta quota e non è difficile vederlo a volte nei dintorni dei rifugi, cercando anche un po' di cibo che, ahimè, lasciamo noi. Dico ahimè perché non sarebbe... Il cibo che noi consumiamo non è di certo un cibo buono per gli animali, però insomma è una specie abbastanza adattabile in tal senso, e quindi sicuramente molti di voi
chi frequenta la montagna l'avrà visto, soprattutto in inverno, curiosare attorno ai rifugi. E quindi è una specie abbastanza emblematica. Ma immagino che chi ascolterà questa puntata andrà a cercare delle fotografie di questa specie per poterlo riconoscere poi nelle camminate in montagna. E visto che hai parlato così diffusamente appunto del fringuello alpino, vuoi raccontarci brevemente com'è che lo studiate e lo monitorate anche proprio sul campo? Dunque, noi abbiamo essenzialmente un progetto di monitoraggio legato alle cassette nido, quindi abbiamo una rete di cassette nido installate tra il Passo dello Stelvio, Passo Gavia, Pale di San Martino e la cosa si sta un po' estendendo anche nel resto dell'arco alpino grazie anche alla collaborazione con il comitato scientifico del CAI, e queste cassette nido ci permettono di monitorare la popolazione riproduttrice, quindi avere dei dati sulla biologia riproduttiva, su quanti piccoli vengono fatti ogni anno, quante coppie si stanno riproducendo almeno nel nostro campione. E questo, diciamo, è un modo per cercare di tenere un po' un track di cosa sta succedendo alla specie in termini numerici. Poi abbiamo anche, grazie a delle collaborazioni internazionali, stiamo studiando un po' l'ecologia del movimento della specie, ovvero come e dove si muove. Anche qui per il momento la base è il Passo dello Stelvio, e questo è un progetto in collaborazione con la Spagna, con la dottoressa Maria Delgado dell'Università di Oviedo, e appunto lì applichiamo dei GPS e cerchiamo di capire che tipi di movimento fa la specie. Anche poi questi sono dati che in futuro cercheremo di abbinare a dati di temperatura, ad esempio precipitazioni, per capire se appunto e come il cambiamento climatico stia avendo effetto anche su come la specie si muove. Bene, adesso che ci hai raccontato un po' della tua anima da ricercatrice, ti faccio invece raccontare quella di comunicatrice. Perché l'anno scorso è uscito il tuo primo libro, intitolato Sulle ali di cristallo, e quindi ti chiederei se ci vuoi raccontare intanto di cosa tratta questo libro, e poi diciamo se ci puoi raccontare qual è il tuo parere riguardo al ruolo della letteratura nel veicolare risultati accademici, evitando che rimangano confinati all'interno dei muri delle università e delle comunità di ricercatori, rendendoli più comprensibili e accessibili al grande pubblico. Sì, dunque questo primo libro, che è stato scritto a quattro mani da me e Aldo Martina, naturalista che collabora con il Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino, in realtà è lui che mi ha coinvolto in questo progetto, al quale io ho partecipato con molto entusiasmo, è un libro che è edito da Edizioni del Faro, e diciamo che noi l'abbiamo definito un docu-fiction. È un libro metà documentario, metà fiction, appunto, che cerca di raccontare gli effetti dei cambiamenti climatici sulla fauna selvatica, unendo le vite di due donne, una giovane ragazza durante la sua formazione nel mondo della scienza, e l'altra, una donna già adulta, giornalista scientifica, che gira il mondo intervistando ricercatori reali, quindi che esistono veramente, le cui ricerche riportate nel libro sono reali, però nel libro noi diamo queste interviste in chiave di reportage e cerchiamo di intrecciare, abbiamo cercato di intrecciare le vite di queste due donne per dare un po' un quadro di generale di quelli che possono essere gli effetti su diversi tipi di specie, non solo il classico orso polare di cui ormai tutti sappiamo il destino avverso, ma anche specie più vicine a casa nostra, tra le quali anche il fringuello alpino, che è uno dei protagonisti del libro. E per rispondere alla tua seconda domanda, io credo che
cioè sono convinta che la letteratura abbia un ruolo fondamentale. Beh, ti dirò, non solo la letteratura, ma un po' tutte le arti, tutto ciò che può arrivare alle persone creando emozioni, e quindi l'arte su questo è maestra, può aiutare la scienza a creare consapevolezza. Quindi arte e scienza, secondo me, dovranno sempre più lavorare assieme per cercare di arrivare alle persone e cercare di far vedere alle persone il mondo naturale in maniera diversa, sotto una luce diversa, cercando di far sì che se ne prendano cura maggiormente. Grazie mille Chiara, siamo purtroppo giunti al termine del nostro quarto d'ora e ci siamo decisamente acclimatati a questo tema e quindi vorrei chiudere questa chiacchierata chiedendoti un consiglio per una lettura o un ascolto per approfondire le tematiche di cui abbiamo parlato. Beh, dunque io tiro l'acqua al mio mulino e come lettura vi consiglio ovviamente, se avete piacere, di leggere Sulle ali di cristallo. Come ascolto, a me è piaciuto moltissimo un podcast che tratta proprio dei cambiamenti climatici, che si chiama Bello Mondo. Magari qualcuno di voi già lo conosce, è un podcast italiano e molto coinvolgente e di facile comprensione, quindi lo consiglio a tutti. Dopo aver ascoltato questo podcast, ovviamente. Grazie mille Chiara, è stato un piacere averti con noi. Grazie, il piacere è stato tutto mio. Grazie mille. Avete ascoltato Un quarto d'ora per acclimatarsi, un podcast prodotto dall'Altra Montagna in collaborazione con il Trento Film Festival. Scritto da Sofia Farina e curato da Luigi Torreggiani, con il supporto redazionale di Pietro Lacasella, Michele Argenta e Luca Pianesi. Le musiche sono dei Sordi, il progetto grafico è di Andrea Bettega. Vi invitiamo ad approfondire diversi temi relativi alle terre alte tramite gli articoli, i video e i podcast dell'Altra Montagna.